Buongiorno amiche, buongiorno amici, eccoci qui, io reporter, spero stiate benissimo, noi siamo pronti per una puntata secondo me davvero super, quindi vengo agli ospiti di oggi, parliamo di vari argomenti, parto dall'ospite in studio, cerco di dirlo giusto il nome, Maha Yaqub. Ho detto, Benissimo. oh, sono pessimo, pronuncia pessima, ma Benissimo. secondo me è una testimonianza ottima, benvenuta anzitutto. Grazie. E, grazie. Secondo me è davvero forte quello che stai facendo, perché sono dei video, delle lezioni in arabo su YouTube, dopo ne parliamo e ti interrogo su come stai facendo avere tutto questo successo. E poi da Milano abbiamo Marco Pratellesi, direttore del Corriere.it. Marco, ormai qualche puntata fa, devi sapere, ma ad un certo punto tra i video ho fatto vedere un tuo video e ho detto, ma caspita, mi sembra ingambissima questa ragazza, l'ho vista online che fa lezioni di arabo in italiano, in inglese, ho detto invitiamola perché merita. Quindi yeah. Volevamo capire come hai iniziato a fare questa cosa, anche perché sta facendo dei numeri pazzeschi, questo è il tuo canale, e parti dall'inizio, cioè come hai iniziato a dire faccio lezioni di arabo in inglese e in italiano le metto online. Qual è stato il punto di partenza? Innanzitutto mi sono laureata dall'Università di Pisa in Lingue e Letterature Straniere. Ok. E ho voluto vedere come va questo insegnamento online, come mi possono vedere i miei studenti quando insegno tramite una webcam e un microfono. Ora, in America ha avuto tantissimo successo perché in America va tanto di moda l'e-learning, certo. Tantissimi bambini per esempio non vanno più a scuola ma studiano da casa tramite webcam con le loro maestre. E anche io ho voluto fare questo, infatti ho iniziato a insegnare arabo agli americani in lingua inglese, okay. Non solo agli americani, però per tutto il mondo inglese, in lingua perfetto. Inglese, così mi capiscono. E ho avuto tantissimi anche visite dall'Italia, di gente che purtroppo non sa l'inglese, mi hanno chiesto anche di fare queste lezioni in italiano e le sto facendo tantissimo. E comincia, peraltro, cioè, la sentite parlare così, ma su uno dei video iniziali nel periodo di Natale, quando sei partita, hai fatto una milionata di contatti, cioè hai fatto più contatti di SkyTG24 e quindi insomma devo dire un impulso forte. Ma in quel caso secondo te perché hai avuto così tanta visibilità per il periodo natalizio? Prima di tutto sì, era il periodo di Natale, io ho insegnato un video dove come si dice Buon Natale in arabo, okay. Ha suscitato tantissimi belli commenti di gente che non sapeva che si festeggia il Natale nel certo. mondo arabo, pensando che tutti gli arabi sono musulmani, però c'è una piccola percentuale che sono cristiani e ha avuto tantissimo successo prima per il periodo di Natale sì. E poi anche perché è interessante sapere che ci sono gente araba che festeggiano Natale. Sei anche molto bravo. A divulgare in un modo piacevole qualcosa che magari è visto come difficile. E torniamo a parlare con Maha Yaqub tra pochissimo, abbiamo un focus prima, lo vediamo. Torniamo in studio con Maha Yaqub, sempre in imbarazzo, devo fare seguire i tuoi video, le tue lezioni. Riesci a spiegare ai nostri telespettatori come si produce un video? Cioè, che cosa fai? Ti metti lì? Come fai a produrre il video? Come lo carichi? Dacci qualche trucco. Prima penso di cosa voglio dire nel okay. video, la lezione nella mia mente, cosa voglio preparare, anche preparo un po' di appunti. Poi basta, una webcam, io uso per ora una webcam. Una webcam, un po' di luce, un po' da qui, un po' da qui, per non essere proprio la luce okay. davanti a te. E questo è il mio video. L'importante è il contenuto, okay. l'importante è quello che dici. E finito il video, cioè, cosa fai? Fai un montaggio, lo metti su così, come funziona? Dipende da se è un video dove io spiego la grammatica, okay. Devo montarlo, devo salvarlo, poi montarlo, mettere tutte le cose in diversi colori, perché devo proprio spiegare come una maestra a scuola con certo, la lavagna. Con le grafiche e sì, tutto quanto. Sì. E mi serve un programma per l'edit. Movie Maker, insomma, programmi sì, anche free. Pinnacle. Perché spesso uno pensa che costi chissà quanto, no, andare a produrre un video che poi faccia successo. Poi certo che se uno vuole produrre video professionali, sì, come, sì. È un altro discorso. Ma no. In realtà quindi il costo è... Una webcam con 50 euro puoi arrivare a tutte le case della gente nel mondo. Super. Sì, sì. Un video, questo video che vediamo è degli OK Go, che è un gruppo musicale che ogni volta che fa un video poi in internet diventa il più visto, sì. Cioè questa classifica viral video chart che
tiene conto di tutti i video più visti e ancora una volta con questo video sono in cima alla classifica. L'ho portato perché ogni volta uno dice come faccio a diventare famoso? Anche in questo caso gli OK Go poi è una tesi contrastata, però partirono con un video molto semplice, era più l'idea che funzionava. Se tu dovessi dire un consiglio a chi ci sta ascoltando, magari qualcuno che ha delle competenze, vuol fare delle lezioni di qualcosa, da dove gli consiglieresti di partire? Che consiglio gli daresti? Io penso che ognuno di noi ha qualcosa da insegnare all'altro. Sì, originale, non copiare. Infatti YouTube premia le persone originali che danno del materiale dal loro, solo da loro stessi, non copiato. Ci premia con il partnership, l'essere partner di YouTube. Siate originali, qualcuno sicuramente avrà qualcosa da insegnare. Io non sono molto brava in geografia, ma sono molto brava in lingue e insegno quello che so. Siate originali, questo è il segreto. Ottimo, su questo peraltro vi segnalo il nostro tip della settimana. Andrei direttamente al tip che era in linea con quello che diceva anche Pratellesi, si chiama Grogger, getgrogger.com. Io penso che la direzione sarà questa sulla produzione dei contenuti dell'editoria, cioè raccolgo gente in grado di scrivere contenuti tramite un sito con questo sistema cosiddetto di crowdsourcing. Dateci un'occhiata, magari il sito in sé a mio parere non andrà fortissimo, ma penso che l'idea dei contenuti prodotti in questo modo invece avrà grande successo. Va bene, ma resta con noi, abbiamo video pazzeschi per concludere e poi andiamo fuori. Video pazzeschi. Video pazzesco della settimana è questo slow motion in alta definizione con Mane, ne parlavamo prima, anche questo subito vistissimo. Penso sia una pubblicità e vengono ripresi questi cagnoloni che guardano, si muovono, osservano. Sono quei classici video che quando vanno in rete, chissà perché, ma secondo te funziona un video così? Forse perché piace. Una qualità così perfetta, poi la lentezza del movimento. Bellissimo. Davvero si trovano, quando uno dice il video virale, l'abbiamo visto gli OK Go prima, oppure le lezioni di arabo di Ma, oppure un'idea carina, forte, funziona. Va bene, io ringrazio Ma Yacoub, in bocca al lupo per tutto. Grazie, voglio ringraziare anche tutti i miei studenti, grazie tanto, e tutto grazie a voi. Seguitemi. Ti seguiamo online. Io ringrazio come sempre tutti quanti per l'attenzione, ci vediamo online e ci vediamo sabato prossimo qui su YoReporter. Grazie, arrivederci. Questa è Sky TG24.